Con Federico Guidi, mister, perdere fa sempre male, perdere quando il tempo era quasi scaduto, quanto fa male? Fa male tanto, anche perché purtroppo era ormai arrivata alla fine, avevamo anche concesso pochissimo, pur non esprimendo quello che di solito siamo capaci di esprimere, però anche in inferiorità numerica avevamo più avuto noi le occasioni in ripartenza per andare a raggiungere magari un risultato positivo che era anche insperato. Detto questo, la prestazione della squadra non mi è piaciuta, anche se avevamo avuto dell'occasione anche iniziale molto grossa con Bernardotto, però la squadra non ha espresso quello che solitamente riesce a esprimere sul campo, quindi è stata una partita dove brutta secondo me dal punto di vista nostro. E una volta rimasti in 10 è chiaro che ci siamo abbassati, abbiamo pensato a pungere magari in un eventuale contropiede in ripartenza, però siamo stati puniti, devo dire, da un bel gol di Lombardi, ma è figlio anche di un'ingenuità nostra sul raddoppio esterno. Ecco, mister, a differenza di Pesaro, no? Dove il Teramo era stato più concreto, più incisivo, era riuscito a sbloccare la partita, oggi no, però sotto l'aspetto difensivo comunque la squadra si era difesa anche con ordine, anche se nel secondo tempo ha subito l'avversario. Sì, noi eravamo anche partiti discretamente, costruendo quella grossa occasione con Gabriele, con Bernardotto, anche se poi nello sviluppo del gioco molto spesso siamo andati in fuorigioco quando c'erano dei tempi idonei anche per andare a far male, perché con la loro linea alta, diciamo, il primo tempo è stato equilibrato con noi che avevamo avuto le occasioni più grosse, poi nel secondo tempo ci siamo difesi una volta rimasti in 10 ed è vero che abbiamo concesso pochissimo. Perdere così fa male, ma ripeto, è chiaro che la prestazione non mi è piaciuta, perché possiamo e dobbiamo fare di più dal punto di vista del gioco. A un certo punto mister si è messo con la difesa a 3, forse un po' aveva subodorato che qualcosa non stesse andando. Sì, nel secondo tempo ci siamo abbassati e vedevo che, insomma, Limolese aveva preso il campo, il pallino del gioco, noi facevamo fatica, non so per quale motivo, non ci fidavamo neanche quando avevamo tempo e spazio di giocare, spesso andavamo alla ricerca subito di Bernardotto alle spalle della loro linea, anche quando non era necessario, e questo ha fatto sì che ci siamo abbassati, siamo stati nella nostra metà campo e Limolese ha avuto il predominio della palla, e così ho preferito passare una difesa a 3 per cercare di colpirli magari con D'Andrea, con Bernardotto in un'eventuale ripartenza. Poi è vero che l'espulsione, che non so, la voglio rivedere perché era vicina alle panchine, secondo me Forgione non ha fatto nemmeno fallo, però è vero, ci ha un po' peggiorato il piano partita. Questa squadra, mister, di cosa ha bisogno per trovare la continuità di risultati e cosa si aspetta ancora dal mercato che sta per chiudere? Ma io, tanto di qualsiasi cosa mi aspetti, è inutile che sia io qui a dirlo, di queste cose è giusto che ne parliate con la società e con chi opera sul mercato. Secondo me abbiamo dei reparti in cui abbiamo necessità per colmare delle lacune, però insomma io penso che la società stia operando per cercare di migliorarla questa squadra, come ha già fatto dall'inizio del mercato. Però è evidente che a centrocampo siamo molti, siamo tanti, oggi mancava Mungo, che non so se uscirà. Non è stato convocato, è chiaro che è un giocatore per noi importante, anche dentro lo spogliatoio, mi ripeto, perché è un esempio ed è un leader dentro lo spogliatoio, è un esempio di professionalità, e al di là di quelle che possono essere le prestazioni, che può piacere o meno, però vi garantisco che dentro lo spogliatoio è un giocatore pesante. Quindi ora vediamo se Mimmo uscirà, se entrerà qualcos'altro, oppure se no andremo avanti con questa... Con questo gruppo. È chiaro che le note
vicissitudini di cui sapete, e ci blocca il mercato, perché dobbiamo fare un'entrata, un'uscita, dobbiamo pareggiare le cose, fermo restando che secondo me la società si sta attivando ed ha già operato nella giusta maniera. Mister, a proposito di società, adesso ovviamente noi relata refero da giornalisti, le faccio vedere una notizia secondo cui la sua panchina starebbe scricchiolando dopo la sconfitta di Imola. Parlato con qualcuno, c'è stato un contatto vicino, dietro di noi c'è il direttore sportivo Sandro Federico, io gliela riporto esattamente come è apparsa al sottoscritto. Ma è diverso, dovete parlare col presidente o col direttore, inutile che me lo dite a me. Io penso che la squadra viene da una partita fatta molto bene a Pesaro alla ripartenza. Oggi abbiamo perso il 92esimo. È chiaro che se le valutazioni possono essere figlie di un risultato positivo o di un risultato negativo, a me mi viene da sorridere, però a me, io per ora la società non mi ha comunicato nulla e sono alle loro dipendenze, facciano un po' loro, ecco.